le di 25 gennaio ben ritrovati in diretta con un nuovo appuntamento in compagnia di otto mattina buongiorno a tutti gli amici di otto channel pronti sempre in diretta anche oggi dagli studi di Salerno per una nuova giornata ricca di ospiti tante rubriche e tante sorprese come vi ho anticipato nell'anteprima prima parte di questa mattinata dedicata al comune di Agerola andremo insieme alla scoperta di storia tradizione ed enogastronomia alla scoperta di paesaggi fantastici, mare e montagna di una cultura culinaria importantissima ma soprattutto di sentieri incontaminati molti che eh, non tutti conoscono ma che in realtà sono in Campania a pochi chilometri da noi ne parliamo con Tommaso Naclerio, consigliere con delega turismo e comunicazione del comune di Agerola buongiorno e grazie buongiorno. con Don Giuseppe Milo, parroco della parrocchia di San Martino Vescovo di Agerola buongiorno, buongiorno e Rocco Naclerio, presidente proloco di Agerola. Buongiorno. Consigliere, io partirei subito da lei, ho detto eh, turismo, un turismo che non guarda solo al mare ma anche al turismo enogastronomico e soprattutto alla scoperta del territorio. A breve mostriamo anche delle immagini, dei paesaggi che offre Agerola, paesaggi che spaziano dal mare alla montagna. Alla montagna, perfetto, sì. Agerola è un, una ridente cittadina dell'alta costiera marfitana a 600 metri. Dal, dal mare che eh, si è contraddistinta negli ultimi anni per una spiccata vocazione turistica, grazie soprattutto al binomio eh, Sentieri e eh, Gastronomia. Siamo attraversati da un cordone di eh, circa 100 km di, eh, di sentieri. Più importante eh, è il sentiero degli dei che ci viene riconosciuto. Dai media internazionali, dai tour operativi internazionali, come tra i dieci sentieri più importanti al mondo. Non è un caso che l'anno scorso il New York Times ci ha dedicato un articolo, dedicato un articolo proprio a Sentiero degli dei riconoscendolo ecco, come tra le dieci passeggiate più belle e più eh, suggestive al, al mondo. Beh, una grande soddisfazione, certo. lei lo dice così quasi a un passato. <ride> eh, non... Certo, è un'enorme soddisfazione. Non sono dati da comunicare, una soddisfazione per l'intero territorio regionale è, io è direi, un, è un fiore è all sono nati dal New York Times con una delle passeggiate più belle al mondo. Eh. È un'enorme soddisfazione non è che ci per... no, assolutamente, perché ci permette ecco, di mettere in campo un brand turistico forte e riconoscibile soprattutto da tutti. Infatti a Gerola viene riconosciuta da, come la terra degli dèi, A noi piace usare l'hashtag eh, sui sentieri degli Idei che utilizziamo, eh, sopra... cioè, utilizziamo attraverso, cioè, sui mezzi di comunicazione e che soprattutto dà il nome ad un importante festival che è appunto il festival Gerola sui sentieri degli dei, che è questa che è una rassegna importantissima. Che uh, si tiene nel periodo estivo da luglio ad agosto, interessando 50 giorni uh, continui di uh, eventi. Che ha ospitato uh, da, 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 da cinque edizioni a questa parte nomi illustri, personaggi, artisti importantissimi come Michele Placido, Giancarlo Giannini, Nicola Piovanni, uh, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Carlo Croccolo, e um, una serie di, un, un parterre di, di artisti ecco, che ci vengono riconosciuti dal panorama artistico nazionale che ci ha permesso ecco, di essere riconoscibili anche come tra, le più, come tra i festival più importanti a livello, a livello nazionale. Uh, il festival ecco, è in linea rispetto alla nostra um, vocazione um, turistica perché uh, viene utilizzato e viene usato da noi tra virgolette, come il più importante vettore di promozione turistica ma anche come recupero della memoria storica. Perché uh, noi siamo stati in passato tra le mete privilegiate di artisti intellettuali napoletani come Salvatore Di Giacomo, come Francesco Cilea e come Roberto Bracco che sono venuti ad Agerolo e hanno tratto ispirazione da Gerola per uh, comporre le loro più importanti opere. A questi tre personaggi. Noi anche tre premi che um, assegniamo durante il, uh, il Festival a Gerola. Facciamo Sui così, sono tantissime idei. cose. Andiamo sì, per, per step. step esatto. Allora, parlavamo dei sentieri. Esatto. Vorrei chiedere al Presidente della Prologo, visto che ci sono dei sentieri importantissimi, particolari, ma soprattutto tutto parte da come è strutturato il territorio. Cinque frazioni, ma un territorio molto esteso. Tra i comuni più antichi della costiera malfidana sì, sicuramente questo binomio lo dobbiamo condividere con il Comune di Scala. Eh, a Gerola è molto estesa, è 20 km quadrati, divisa in 5 frazioni. Eh, abbiamo una fisionomia tipo ferro di cavallo, dove abbiamo due punte che affacciano tutte e due sul mare. Eh, e quindi, su, diciamo che su queste due punte partono i nostri due principali e più importanti sentieri che. Come diceva Tommaso prima, eh, il sentiero degli dei è sicuramente eh, il sentiero più esposto per quasi l'80%, parte da 600 metri e arrivi al mare di Positano. Eh, mentre sull'altra punta, con qui, una... Qui stiamo vedendo, qui stiamo vedendo la, la, la da parte da Paipo che individua proprio le due punte. La punta di Bomerano eh, davanti, mentre la punta di San Lazzaro sull'altro versante. Eh, questo è tutto il golfo di Salerno che vediamo in lontananza. E poi, diciamo che questa valle, nella, questa è la punta di San Lazzaro, nella parte interna si snoda su Furore nel vallone che arriva al Fiordo di Furore, altro sentiero importante. Come dicevo, sull'altra punta, proprio da questa punta qua, parte il, il famosissimo sentiero La Valle delle Ferriere. Che parte da Gerola si arriva in quota al Monte Murillo per poi percorrere tutta la vallata eh, del fiume eh, che alimentava le due vecchie cartiere che sono ancora ehm, rinvenibili durante il percorso, anche se sono dismesse, fino poi ad arrivare. Ne, ehm, ti rimetti e ti ritrovi nel centro di Amalfi percorrendo un sentiero. Un patrimonio culturale, storico, paesaggistico del genere richiede soprattutto un grande impegno di promozione culturale, di promozione turistica, no? Questo sicuramente eh, è stato fatto in linea attraverso, come diceva anche Tommaso, la valorizzazione del brand usando questo hashtag o brand sui sentieri degli dei. Questo ci ha permesso non solo di far conoscere i principali sentieri ma anche di andare a promuovere tutta una serie di sentieristica che si snoda verso la catena dei Monti Lattari. Eh, a tale proposito, mh, una cosa importante che abbiamo sviluppato in questi anni è sicuramente l'applicazione che è Agerol Experience Un'applicazione che viaggia su tutte e due le piattaforme, sia Android che Apple, che può essere scaricata gratuitamente ed una delle prime in Europa che ti porta per sentieri o un navigatore alla fine. Nient'altro. Un però. navigatore tra i sentieri. Per sì. chi decide di avventurarsi alla scoperta di questi sì. paesaggi fantastici lo può fare grazie al, a questa applicazione. Sì, è un'applicazione che ti conduce. Verso queste bellezze. Allora, ma stiamo vedendo questo, paesaggio, un paesaggio, un'immagine fantastica. Questo, diciamo, Come ci è la, questa è la parte diciamo, alta da paipo che sarebbe un altro diciamo, sentiero che snoda verso la parte alta o il Trecalli, andare verso la vetta più alta, che è il Trepizzi. Ehm, questa è tutta una visuale che arriva fino ai faraglioni di Capri. è Una parte alta è da 630 metri. Abbiamo questa visuale. Ma se da un lato è importantissimo no? promuovere il territorio, aprirsi ai turisti, aprirsi anche ai turisti stranieri, perché abbiamo detto a Gerola è pronta ad esportare no? il. Il Marchio a Gerola, se così vogliamo chiamarlo, tantissimi turisti stranieri che vengono, fondamentale resta sempre il legame col territorio, tant'è Don Giuseppe ci sono tanti appuntamenti religiosi, il 17 c'è stata la festa religiosa del Santo Patrono, quella che poi si ripete dal punto di vista civile d'estate. Abbiamo detto un territorio frazionato, quindi ogni frazione conserva la propria festa, la propria identità. Esatto, ogni frazione ha la sua parrocchia e quindi intorno alla parrocchia c'è anche la festa, ma soprattutto c'è la voglia di stare insieme e quindi di sentire eh, l'aspetto religioso, spirituale anche come un'occasione per relazionarsi. E il patrono di Agerola, lei lo ha detto, è Sant'Antonio Abate, anche perché è uno dei santi che è il custode degli animali e anche dell'agricoltura quindi questo fa capire che per anni il nostro paese è stato anche a condizione agricola e ci sono anche presenza di bestiame anche per il fior di latte quindi Sant'Antonio è l'emblema anche che ci rappresenta molto e mette insieme tutte le nostre realtà anche eh, le nostre parrocchie. Cosa fa la tradizione della benedizione, no? degli certo, animali? Certo, sì, 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 sì. la sera di Sant'Antonio Abate eh, c'è cioè la tradizione eh, prevede anche la benedizione del fuoco e degli animali. Quest'anno rimandato perché c'è stata una grande nevicata la sera di Sant'Antonio, però la eh, rifaremo quando il santo ritorna nella Sede parrocchiale di Pianillo perché c'è anche questa bella tradizione che il santo gira tutte le parrocchie perché abbiamo il desiderio di averlo, di pregarlo, di densificarlo. Adesso, Adesso eh, si trova di nuovo nella sede di Pianillo e sabato partirà per la parrocchia di Ponte e San Lazzaro poi e poi ritornerà di nuovo fra qualche questa settimana. Questo è testimoniare del legame tra le varie frazioni no? e poi tornerà in quella che, era, che è la chiesa principale. Che lo custodisce, che lo appoglie, sì. che lo custodisce, tanti altri gli eventi di tipo religioso come il presepe vivente, la via Crucis esatto, c'è un presepe vivente che è arrivata alla trentesima edizione nato in maniera molto semplice intorno alla parrocchia e poi eh, c'è stato il desiderio di aprirlo a tutto il paese, infatti i personaggi i 200 figuranti sono rappresentati da tutte le frazioni, sullo stile 700 napoletano quindi c'è questa bella Particolarità, non un presepe comune, ma c'è questo stile eh, e anche e soprattutto c'è anche una voglia di rievocare un evento eh, religioso soprattutto. Facciamo così: poiché abbiamo detto un evento che è arrivato alla trentesima edizione rispetto al quale ci sono tanti particolari di cui vogliamo eh, parlare. Noi ci fermiamo per pochi secondi perché ci colleghiamo con gli altri studi di Otto Channel per gli aggiornamenti sull'informazione. Dovremmo avere in collegamento la collega Simonetta Ieparello che ci aggiorna su quelli che sono i fatti principali che le redazioni di Otto Channel stanno seguendo oggi per le varie edizioni del nostro telegiornale. Buongiorno Simonetta. Buongiorno a te Imma e a tutti i nostri telespettatori come appunto anticipavi stiamo seguendo un fatto di cronaca particolarmente importante, molto discusso quello dell'assenteismo negli enti pubblici ieri l'operazione con 50 persone indagate a Giuliano in Campania stamattina è toccato agli uffici del palazzo di città di Nola anche in questo caso sono stati accertati dalle telecamere piazzate dai carabinieri per le indagini 400 episodi di assenteismo addirittura durante queste indagini gli inquirenti hanno potuto attestare che i protagonisti, parliamo imma di 63 dipendenti del comune quindi un terzo complessivo dell'organico complessivo del palazzo si organizzavano addirittura in turni turni per poter far appunto saltare l'orario di lavoro ai propri colleghi eh, strisciano fino a 5 cartellini potete vederlo appunto dalle immagini per poter consentire ai propri vicini di scrivania di poter non venire al lavoro i furbetti appunto organizzati in questo caso in turni eh, oggi i militari dell'Arma stanno continuando a notificare anche in queste ore una serie di avviso di chiusura delle indagini a raffica in contemporanea le registrazioni militari hanno pedinato e osservato appunto a distanza gli indagati per vedere in quali mansioni alternative erano impegnati e quindi possono, possiamo osservare come vediamo appunto dipendenti comunali fare la spesa portare a passeggio il cane intrattenersi lungamente magari al barco con gli amici invece di portare eh, in riparazione magari il proprio pc da al tecnico. Ieri appunto, come ti dicevo, c'era stata un'operazione a fine a Giuliano in Campania. In questo caso addirittura il PM voleva procedere con la misura appunto non dei domiciliari ma dei veri e propri arresti, ma il PM si è, dovuto, appunto, ehm, è tornato sui suoi passi perché non c'era il rischio con la sospensione della reiterazione del reato. Ma comunque ehm, in questo caso i dipendenti che erano stati incastrati a Giuliano in Campania ieri erano 50 e addirittura invece che lavorare alla propria scrivania si recavano al bar magari per poter giocare alla gratta. E Vinci. E questo appunto, come è l'ultimo intervento del, delle forze dell'ordine in termini di assenteismo, lotta all'assenteismo sul posto di lavoro, in questo caso pubblico. Da parte mia è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Simonetta Ieparillo naturalmente noi siamo in diretta tutta la mattinata quindi qualora dovessero esserci ulteriori novità pronti a restituire la linea all'informazione come sempre queste sono le notizie a cui le redazioni stanno lavorando io poi vi rimando a quelli che sono gli appuntamenti del Tg alle 12 nuovo collegamento dal TAC per gli aggiornamenti e poi il Tg regionale di Ottociano e l'appuntamento alle ore 14 ma torniamo nel nostro studio io mi sposto perché torniamo a parlare di Agerola di questo questo fantastico territorio tra mare e monte, tra poesia, cultura e enogastronomia. Stavamo parlando del presepe vivente con Don Giuseppe, un presepe vivente giunto alla trentesima edizione. E io penso che anche il consigliere sarà d'accordo nel dire come eventi come questo, no? In qualche modo attirino persone, e consentano di fare promozione turistica, di mostrare il territorio al grande pubblico. Certo. Certo, perché comunque Algerola um, uh, presenta un'offerta di intrattenimento che è di notevole spessore, il che ci permette ecco, di um, presentare anche al pubblico regionale e nazionale un'offerta um, turistica molto um, variegata. E, eh, Agerola integra ecco, tradizione, integra cultura, integra, integra storia. E, e All'interno della m, tradizione eh, noi possiamo vantare eventi religiosi del livello ecco, del presepe m, vivente piuttosto che del venerdì santo, ehm, piuttosto che delle varie m, liturgie in onore dei, dei patroni, del patrono di Agerola e dei vari padroni delle, delle, delle frazioni. Ma ehm, riusciamo ecco, a, ad integrare anche un'offerta un di intrattenimento in di notevole esperienza culturale come dicevo prima era il festival a Gerola sui sentieri degli dei ma eh, un altro evento che eh, quest'anno abbiamo inaugurato che si chiama i sentieri del latte che ci permette ecco di eh, essere eh, presenti anche eh, al grande pubblico dal punto di vista della vocazione eh, gastronomica perché sostanzialmente a Gerola offre un turismo ma un turismo esperienziale perché chi eh, sceglie a Gerola sceglie la cultura del territorio ecco passeggiando sui sentieri significa percorrere le antiche mulattiere, che eh, erano le uniche vie di collegamento eh, tra Gerola e i paesi della bassa costiera eh, che permettevano una commercializzazione, ecco, dei, prodotti, dei prodotti tipici. Assaggiare un fior di latte o mangiare un pane in pane biscottato significa essere custodi di una, una tradizione eh, millenaria. E quindi, ecco la nostra forza, ecco il nostro punto di forza di Gerola che riesce ad integrare gastronomia e ehm, turismo. Deve sapere una cosa: in questo salotto ci piace proprio tanto regia fermiamoci con le immagini del cibo perché voglio poi che ce le che ci vengano descritte io stavo raccontando quella che è una tradizione di questo salotto ci piace molto parlare dell'enogastronomia, certi che poi quelli che sono i prodotti tipici raccontano in qualche modo quel territorio, ne raccontano la storia. Don Giuseppe, quando è importante per una comunità conoscere la propria storia, saperla valorizzare custodire anche. Non è importantissimo perché noi siamo figli del nostro passato e quindi sapere quali sono le tradizioni, le radici e anche i piatti tipici eh, di un territorio eh, favorisce anche a ognuno di noi la, ad essere radicati in quel territorio, poi ogni piatto, anche nella gastronomia, ehm, ci aiuta a comprendere i vari periodi dell'anno, le tradizioni, ehm, c'è tutto legato anche ad una forma di spiritualità. Perché eh, c'erano anche, per esempio, nel, nella Quaresima c'erano dei piatti tipici o nei giorni di festa, ogni frazione c'è il suo piatto, per esempio, e poi. Oggi lo si ripresenta con una sagra, proprio perché anche la cucina seguiva un pochettino quello che è una spiritualità che è diventata tradizione. Allora facciamo così, abbiamo le immagini proprio di quelli che sono alcuni dei piatti tipici e con il vostro aiuto spieghiamo cosa rappresentano, in quale frazione viene fatta, se è possibile individuare un particolare periodo dell'anno. Come diceva Don Giuseppe, torniamo sulle immagini legate all'enogastronomia. Per esempio eh, mh, guardando i fior di, il fior di latte è eh, legato molto, a, essendo Sant'Antonio Abbato il patrono di Agerola allora nei festeggiamenti eh, civili in estate si fa una grande sagra, fior di festa, fior, fior di latte, fior di festa e, che rappresenta proprio il prodotto più, più bello, più pregiato del, del nostro paese quindi eh, è assimilato anche al nostro patrono questo, questo evento. Abbiamo altre immagini, forse, in Regia? Sì, Sì. Sulla tradizione casiera noi vantiamo il provolone del Monaco che viene riconosciuto con il marchio DOP, che ha questa particolarità perché il 20% del latte utilizzato per la produzione di questo provolone è, eh, proviene dalla mucca di razza Gerolino, che è una mucca in via di, di estinzione e che presenta un latte pregiato che eh, permette ecco, di poter eh, produrre questo tipo di provolone che è di, un, di notevole prestigio, diciamo così. Uh-huh. <laughs> Quindi Una tradizione di tutto rispetto, i turisti stranieri che vengono, io immagino certo. siano già informatissimi, vi chiedono il provolone, vi chiedono proprio il fior, il di, fior latte. di latte, ci chiedono, no? ci chiedono la provola, ma siamo forti anche sull'aspetto dell'arte dell bianca, quindi pane biscottato, il tarallo di Agerola, che sono dei prodotti eh, particolari perché presentano una, un, un tipo di, di, di cottura eh, particolare, perché vengono, cioè biscottato, eh, nel senso che eh, viene... Eh, Due volte, due volte cotto al, al forno. Ma vantiamo anche un'importante um, tradizione dal punto di vista dei, dei salumi, importante il um, salame di agerola, la pancetta e altri tipi di, um, di insaccati ecco, che ci permettono ecco, di poter essere, essere riconoscibili con un paniere gastronomico veramente di alto, di, di, di alto spessore, soprattutto um, buono, e ci, ci permette di essere anche inquadrati e, e riconoscibili come una, un territorio buono, ecco, non solo bello a vedere ma anche buono da mangiare. E eh, ora diciamo il perché state sottolineando, stiamo sottolineando questo aspetto in cui si mangia bene perché, visti i tanti sentieri, viste anche le strade no, antiche, l'antica mulattiera che è possibile ripercorrere ad Agerola, si sta puntando molto sul trekking, no? il nuovo turismo escursionistico. Quindi, noi vi diciamo questo perché a breve ora vi facciamo vedere poi i sentieri che è possibile fare a piedi, però, terminato il sentiero, poi è possibile rifocillarsi con tutte queste cose e quindi ben ben recuperare forze. <ride> esatto. eh, sicuramente il nostro paniere no come diceva anche don Giuseppe, viene da lontano. Eh, perché, come ha prima, anzi, anche accennato, siamo stati. Eh, Uh, settimana scorsa con la neve e pensare che questo paniere viene proprio dalla storia, nel senso che il fatto del, del provolone uh, del Monaco che ha, uh, viene chiamato così perché um, quando veniva portato sull'area sull napoletana il, um, uh, diciamo il commerciante uh, usava indossare questo saio e quindi quando arrivava uh, su Napoli a commerciarlo Dicevano arrivato un Ciel, quindi da quello è anche un po' di storia, di tradizione per identificare questo. Questo prodotto. Poi voleva da Napoli, da Gerola ad arrivare a Napoli per commerciare i prodotti attraverso le antiche Sì, Diciamo che per arrivare sul, sul Napoli comunque occorrivano, si partiva la mattina presto, perché generalmente il, il latte viene lavorato sempre di notte, ancora oggi viene lavorato di notte e quindi doveva essere per le prime ore del mattino: doveva essere nelle salumerie, delle, diciamo del tutto l'Interland napoletano, partendo da Castellammare fino ad arrivare a Napoli, tanto, che, tanto è vero che per esempio eh, il, la commercializzazione su Napoli avveniva attraverso le imbarcazioni, si imbarcava a Castellammare per arrivare via a mare a Napoli. Um, come anche noi siamo stati in, in nelle, uh, nei primi anni diciamo del, da quando è nato il nostro territorio, siamo stati uh, fornitori di materie prime soprattutto alla, ad Amalfi che fa parte delle, della Repubblica Marinara, quindi abbiamo fornito il legno soprattutto sull'area quella là di San Lazzaro, uh, come abbiamo fornito le materie prime soprattutto alimentari perché come stavo finendo prima il ragionamento da noi faceva la neve quindi il pane biscottato è un pane, pane raffermo che poi diventa di nuovo pane nel momento in cui viene intinto nell'acqua oppure altri prodotti tipici su cui stiamo puntando anche attraverso la Deco che sarebbe una denominazione di origine comunale, è quella sul, sul pomodorino di Agerola, la famosa Anzerta, oppure quella là sulla, su una pera autoctona, che è la pera pennata, da cui si ricava un'ottima marmellata, che è la marmellata di pera pennata, che si sposa molto bene col proprio nome del Monaco. Eh, sono tutte tipicità autoctone, soprattutto dei territori interni, che poi ci, sono, ci vengono riconosciute nel momento in cui, la stragrande maggioranza di stranieri, soprattutto perché, eh, dai dati statistici che noi abbiamo, l'80% di chi percorre un sentiero non è italiano ma viene dall'estero. Basti pensare che come il sentiero. Ma come mai, secondo voi, questo dato? Da tanti stranieri, addirittura il New York Times no? dice a Gerola: uno dei sentieri più belli al mondo, uno dei dieci sentieri più belli al mondo, non una statistica a grandi linee. E tanti i turisti stranieri, quanti sono invece gli italiani che conoscono eh, Agerola e che visitano il territorio? Spesso capita che facciamo tanti chilometri per scoprire dei luoghi belli, suggestivi, e non sappiamo di avere a pochi chilometri da noi panorami fantastici, dei paesaggi suggestivi, come quelli che abbiamo visto nelle immagini poco fa. Questo è, diciamo che gli italiani in questo momento lo stanno apprezzando e conoscendo il nostro territorio, ma anche quello limitrofo, attraverso anche queste, questi articoli che fa il New York Times, ma che fa anche, un ritorno. Ehm, abbiamo avuto altri passaggi sul Guardian. C'è cioè, ci molta stampa, soprattutto settoriale, che ci dedica molta attenzione in questi ultimi periodi. Eh, tanto è vero che basti pensare il CAI ha presentato la mappa negli arsenali di Amalfi, quindi l'ultima mappa che è stata presentata dal CAI è stata presentata da Amalfi. Questo anche per tenere in considerazione un territorio che... Eh, interno eh, dai 600 metri si arriva a zero, ma percorrendo posti spettacolari. Cioè, si, come dicevamo. Molti turisti come... stranieri che vengono ad Gerola proprio per fare trekking. Sì, sì, sì. non solo, ma sono, diciamo, sono ma sì, anche cioè, ben informati. Eh, sono informati sia sul percorso, sono già informati sulla flora, sulla fauna che andranno a trovare sul territorio. Questo è proprio, mh, ci sono alcune nazionalità, tipo... Um, siamo partiti con diciamo, il mondo anglosassone verso la conoscenza perché sono più abituati all'escursionismo ma negli ultimi periodi abbiamo molti americani, australiani uh, adesso francesi, spagnoli stanno arrivando ma um, uh, nell'ultimo anno sono arrivati i coreani Uh, stanno arrivando i giapponesi, Sono, um, è un, un ciclo continuo. Tanto è vero che da questo punto di vista, in collaborazione la Proloco con il Comune, non si è fermata sull'altrekking, ma ehm, l'anno scorso, per esempio, eh, sia sul Sentiero degli Dèi che sull'orrido di Pino, quindi sempre sulle due punte, abbiamo intrapreso un progetto che è quello dell'arrampicata sportiva, del climbing. Allora, Arrendo... diamo la parola, a... io Prego. capisco, il Presidente della Proloco è talmente preso Presa. dalle tante cose da <ride> sì. fare che dovete sapere, veramente era come complicato interromperlo facciamo allora partiamo da un presupposto c'è cioè un grande risultato di cui è giusto essere orgogliosi quindi ben venga tutto questo entusiasmo che è evidente no? anche nel modo di esporre le tante iniziative proposte all'interno del territorio questo risultato cosa ha portato la presenza di molti turisti stranieri lei diceva siamo partiti dall'attirare i paesi anglosassoni oggi abbiamo anche coreani che visitano c'era cioè il consigliere delegato proprio al turismo che diceva una cosa Scelgono anche per i trekking. Scelgono a Gerola, quindi un turismo sempre più informato, sì. selettivo anche se possiamo. È un turismo consapevole, nel senso che ci scelgono appositamente perché esprimiamo una, 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 un brand, ecco. Nel senso che presentiamo un brand riconoscibile e quindi ci scelgono proprio per la precisa vocazione ehm, sentieristica. Però come diceva ehm, Rocco, ovviamente noi ehm, non ci limitiamo solo alla, alla possibilità ecco, di ehm, presentare un'offerta legata al trekking, ma ci siamo aprendo anche a, un, a delle, delle pratiche che sono evolutive rispetto al trekking, che sono le pratiche dell'outdoor, della, della vacanza fuori porta, che ci permette ecco, di poter eh, sfruttare il nostro, la nostra vocazione sentieristica anche per l'attivazione di nuove discipline sportive, che è il climbing, che è l'arrampicata sulle pareti lungo, lungo i sentieri, ma anche l'urban trekking, le passeggiate all'interno dei borghi storici per ehm, riconoscere alcuni aspetti particolari. Dal punto di vista architettonico, storico o culturale o religioso del, del territorio, ma anche il Nordic Walking. Stiamo cercando di realizzare anche un progetto cioè, legato Rocco al volo. Ma che vuole intervenire di nuovo <ride> su queste cose? Ma abbiamo una curiosità, Rocco. Questa gliela chiedo, la dice solo a me, poi vediamo se comunica. Ma lei le fa le arrampicate? Sì, oh. so, fatto. per dirvi: ho so la mia foto del profilo. Eh, Uh, Whatsapp che io appeso. <ride> eh, quindi per questo quando sente parlare di questo... Nel senso volte, che generalmente quando mando, quando mando un Whatsapp ad una persona che non conosco, che è uh, un, una memorizzazione di un numero nuovo, lui mi chiama e mi dice ma è un fotomontaggio e io prendo e gli mando, non lo rispondo nemmeno, gli mando il video per fargli vedere il posto, perché questa arrampicata è sul sentiero degli dei, la zona dei cannati. C'è questo posto e tu arrampichi eh, e ti giri beh, dalla parete e dai tutta la visuale che abbiamo visto prima del, di tutto il golfo che porta fino ai faraglioli di Capri. Quindi, ecco perché sì. non può farvi parlare <ride> di questo argomento. Perché si ne ha la priorità. Lei cosa, si arrampica? Se, io io sì, sì, ho tentato, però c'è bisogno Vediamo, di. Vediamo se non <ride> c'è cioè, <arr> bisogno <ride> Di una forma fisica adeguata, ci stiamo mettendo in forma, quindi ci stiamo impegnando. In realtà, esatto. però, i turisti che arrivano sono allenatissimi. Sì, sono allenatissimi. No? Prego. Però, questo ci permette, l'outdoor ci permette di essere sempre all'avanguardia rispetto all'offerta all'offerta turistica, perché noi siamo un territorio che è in forte crescita turistica. Negli ultimi 5 anni abbiamo triplicato le presenze turistiche, siamo arrivati a circa 70.000 presenze turistiche registrate durante l'anno, il che ci permette di avere anche dei, dei, dei benefici sotto il punto di vista dell'occupazione. Basti pensare. Che eh, a Gerola negli ultimi cinque anni hanno registrato un incremento dell'occupazione del, dell e quindi anche di nuove strutture ricettive. Siamo partiti da 30 strutture ricettive nel 2011 per arrivare a 100 strutture ricettive oggi, dopo cinque anni. Quindi c'è forte fermento, forte fermento che ci permette ecco, di caricarci di un peso di responsabilità e poterci immaginare sempre più eh, nuove proposte eh, al, cioè che, che, ci che ci consigli il mercato turistico. Perché noi ne parliamo scherzando, no? con simpatia delle arrampicate, del trekking, di tutte delle tante iniziative, ma in realtà essere così attivi, promuovere tutte queste cose, significa promuovere l'economia, significa promuovere la nascita di nuove certo. strutture, dati importanti, da 30 a 100 strutture. Che tipo di strutture ci sono? noi abbiamo strutture extra alberghieri in particolar modo, abbiamo 5, 5 alberghi che ehm, ci permettono ecco, di poter essere inquadrati su uno specifico target di trekking, permettere di essere in contatto con i tour operator e quindi creare un turismo organizzato e poi c'è l'indotto che è formato da una larga platea di strutture extra alberghieri, quindi affittacamere, b&b, ostelli, agriturismi Fermi case di vacanze. di nuovo, perdonatemi perché se la regia <ride> mi manda queste foto io rocco che nonostante siamo Microfonato, Mi vuole spiegare, quindi torniamo su questa. Questa è la parete di arrampicata, si vede nel, nell'angolo qui in basso a destra la parete dove si arrampica e questo è tutto lo spettacolo che si ha davanti. Ah, lei si arrampica qui? Sì. Quante ore, cioè quanto ci vuole a salire su quella parete? Non ci vuole tanto, è sempre una questione di allenamento, anche perché io sono un neofilo da questo punto di vista. Uh, ho fatto una decina di arrampicate. Tutto. Una decina e si sale in mezz'ora? No, neanche un quarto d'ora. ma Un, in, un discorso è che queste, queste forme di sport sono sempre in sicurezza, tu sei sempre agganciato con una persona giusta. C'è Don Giuseppe che anche vuole intervenire <ride> sulle arrampicate. Io sì, ancora non l'ho fatto, non mi sono informato bene, era in programma, poi è saltato per degli impegni. Però ad aprile maggio sicuramente con il tempo opportuno faremo l'arrampicata. Cioè, è fantastico l'entusiasmo che si genera nello studio, che nel momento in cui la regia mi manda un'immagine, non riusciamo ad andare avanti sull'argomento, perché giustamente c'è tanto entusiasmo e se ne vuole parlare. Io però a questo punto ho una curiosità. La chiedo al consigliere delegato al turismo, mi dice, è nata prima la vostra passione o oh, studiando no, come le trasformazioni del turismo, cercando di intercettare sempre più un uh, turismo diverso, no, un'ampia fascia di turisti, poi anche il territorio si è legato a questi sport? Cioè, è stato il sì. processo inverso o già da prima in qualche modo c'era una vocazione per questi sport più estremi? Posso definirle estremi, sì, no? Si possono ah, definire sì, sì estremi. No, vabbè, l'outdoor, quindi questi, queste pratiche sportive, è una conseguenza del, del trekking. Il trekking non è altro che una pratica che viene applicata su una vocazione che già il territorio riusciva ad esprimere. Noi non è che ci siamo inventati chissà che. Noi abbiamo cercato solo di valorizzare, potenziare e promuovere quanto più possibile il territorio, che madre, madre Natura ci aveva offerta. Abbiamo, abbiamo attivato immediatamente un'importante azione di manutenzione sui sentieri e quindi abbiamo detto ragazzi, qui ci sono dei bellissimi sentieri. Uh, venite a trovarci e vi rendete conto che uh, non ve ne dimenticherete. E da qui è partito, si è attivato un circuito virtuoso. Ovviamente ci rendiamo conto che uh, legato al trekking c'era bisogno di attivare altri tipi di offerte uh, legato, a, legato alla, al turismo sentieristico e uh, si, è aperto, si sono aperti questi nuovi canali che sono appunto gli sport uh, outdoor, e le arrampicate e uh, tutte le pratiche sportive che ne vengono di conseguenza Grazie Del territorio che hanno scelto di restare. Si parla spesso purtroppo di spopolamento, sì. di, di fuga di cervelli, di giovani che devono andare via perché non hanno opportunità di lavoro sul proprio territorio. Sì. Quanti, grazie poi all'apertura verso questi sport, verso questo tipo di turismo, sono riusciti a restare ad Agerola, magari aprendo una struttura ricettiva, un ristorante, un bed and breakfast? Certo, no, questo ci permette, ecco, di quantomeno di contenere il flusso di emigrazione che uh, negli anni 80 e 90 purtroppo era una piaga del, del meridione, infatti molti miei um, coetani oggi vivono e lavorano um, fortunatamente al nord perché le condizioni del nostro territorio non gli permettevano ecco, di poter uh, trovare forme di soddisfazione uh, professionale. Naturalmente oggi abbiamo um, trovato una, una linea, c'è un percorso, quindi chi giustamente risulta essere um, motivato o appassionato all'attività um, turistica, oggi c'è la possibilità di poter avviare in tutta tranquillità un'attività ricettiva o anche un'attività ristorativa o qualsiasi altra attività commerciale che è collaterale anche al, al turismo. Ecco, la cultura del territorio e quella è importante. Nel momento in cui si acquisisce la consapevolezza che Agero riesce ad esprimere una cultura del territorio, di conseguenza si possono attivare tutta una serie di, di, di azioni che possono essere coerenti rispetto a questa strategia, rispetto a questa, a questa cultura. E quindi c'è la possibilità di creare occupazione, anche perché i dati sono uh, evidenti e quindi uh, negli ultimi cinque anni comunque noi abbiamo uh, registrato un incremento dell'occupazione nell'ambito. E dati nell confermano che è la strada è giusta da seguire sì. non solo per promuovere il territorio, per promuoverne l'economia, ma anche per dare opportunità a chi vive quel territorio, no? Anche perché, ehm, come diceva bene Tommaso, eh, l'aumento delle strutture, soprattutto extra alberghiere, ha portato... Eh, al rientro di alcuni che, erano, che si erano spostati al nord. Eh, la congiuntura poi sfavorevole della crisi ha fatto rientrare alcune, alcuni nostri concittadini eh, su Atagerola andando poi a, ad analizzare quelle che erano le forme di investimento che si potevano fare sul territorio e andando ad analizzare il mercato, soprattutto il mercato escursionistico, quello che chiedeva. Eh, sì, c'è il gruppo organizzato, ma c'è anche il discorso che per esempio molti sentieri li fanno eh, le famiglie eh, e quindi si è innescato quello che è il mercato della casa vacanza, dell'affittacamere, eh, si è innescato questo di discorso, il turismo chiamato Family Room. Questo ha portato alla, alla nascita soprattutto di queste abitazioni che per lo più erano disabitate, visto che mm, Uh, ad Agerola c'era la formula che il padre uh, aveva due figli, costruiva due piani per, uh, anche per i propri figli per un avvenire. Però se i figli andavano al nord quei due piani restavano sfitti, uh, restavano vuoti. E adesso si stanno recuperando queste pi stanno abitazioni recuperando che erano queste. Vuote. Questa, questa formula di, eh, eh, diciamo di, di ritorno verso casa, ma anche di sviluppo verso le strutture extra ricettive, eh, ha fatto nascere un progetto che si chiama Ospitalità Diffusa: eh, nel senso di internettere eh, le case vacanze con tutta una serie di servizi che offre il territorio. Che, um, Parliamo di agge... classici alberghi diffusi, no? Sì. Laddove ci sono varie strutture vicine nello stesso territorio che vengono aperte d'estate per accogliere i turisti. Sì. Forse non solo d'estate, perché il, il nostro mercato comincia a marzo e finisce a fine ottobre. Quindi abbiamo un periodo molto lungo. Avendo soprattutto il, la possibilità di sfruttare eh, marzo-giugno per tutta l'attività escursionistica e settembre-ottobre, mentre diciamo nel periodo centrale noi siamo diventati meta soprattutto. Per chi vuole godere di un territorio fresco durante soprattutto il periodo serale eh, può godere del festival, ma può anche spostarsi attraverso una forma di coesione tra tutti gli operatori del settore, attraverso pratiche per portare le persone verso il mare. Allora, mi dispiace, io devo chiudere, so che ci sono tante altre cose di cui vorresti di cui vorreste parlare, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è volato, è terminato. Volevo solo un ultimo commento di Don Giuseppe, è bello anche sentir parlare di come tutte queste attività, di questa comunità così dinamica, no? porta però mh, poi i giovani, famiglie che sono andate via, a riuscire a tornare? O magari valore, dare cioè... la speranza di qualche ragazzo che decida di lavorare nel turismo e non sia costretto per forza ad andare certo. via noi diciamo che stiamo facendo un lavoro chiesa e anche proloco comune, eh, coeso cioè è la cosa bella di questi territori che ci permettono di fare ancora questo di aiutarci per dare un'occasione anche nelle problematiche eh, come questa del, di, dei giovani del lavoro di, da, di dare anche speranza, di dare una mano, cioè per farli restare sul territorio. E allora le case famiglie, il turismo, eh, il lavoro che si è incrementato negli ultimi anni aiuta il ragazzo ad accontentarsi, a restare però a casa sua, nella sua terra. Perché chi viene da Gerola si innamora. Torniamo a quel discorso di custodire storia, cultura, tradizione di un territorio che custodendo quello, il patrimonio che arriva dal passato però riesce a guardare al futuro creando sempre nuove opportunità. Dobbiamo chiudere, io lo so che sto sforando assolutamente, grazie a tutti, linea al torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati, eccoci nuovamente in diretta con Otto Mattina, grazie ai colleghi dell'informazione per la linea. Torniamo nel nostro salotto ma cambiamo completamente argomento perché torna l'appuntamento dedicato alla salute e al benessere. Oggi soprattutto focalizzeremo l'attenzione sull'importanza della prevenzione. Ma prima di presentarvi il nostro ospite chiedo alla regia la sigla di Informa. Ospitiato domattina per la rubrica Informa il presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, il dottor Giovanni D'Angelo. Che innanzitutto saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno dottore. Buongiorno dottoressa. Il dottore è anche direttore della struttura complessa di cardiologia UTIC dell'ospedale di Eboli, nonché Centro Hub di primo livello. Io ho detto in presentazione, dottore, questa mattina cerchiamo di parlare soprattutto dell'importanza della prevenzione, ma dalla prevenzione poi parleremo, passeremo. Ma quella che è l'importanza del primo soccorso dell'emergenza di come comportarsi nei casi di emergenza, cosa fondamentale in ambito cardiologico. Certo. Che cosa intendiamo, quindi, per prevenzione primaria e secondaria? E nel, diciamo, se dobbiamo definire questi due fasi della, del percorso di prevenzione, la definizione sta nel termine stesso, primario e secondario. È chiaro che la, la, la prevenzione secondaria entra in campo quando è fallita la primaria, cioè quando non siamo riusciti ad evitare il problema, cerchiamo di intervenire dopo il problema per evitare che ci, sono, ci siano ulteriori problemi. Quindi la prevenzione primaria fondamentalmente mira ad intervenire su quelle che possono essere le condizioni che favoriscono lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Tra queste ce ne sono purtroppo tante, quelle che notoriamente sono più presenti in letteratura, alle quali si fa riferimento, generalmente sono quelle che derivano dalle problematiche alimentari, quindi quelle che derivano dall'abuso di determinati cibi in relazione al colesterolo, ai trigliceridi alla problematica della glicemia che chiaramente è presente in tanti e tanti pazienti con problematiche cardiovascolari, soprattutto di tipo coronarico. E ovviamente non sono solo questi, perché purtroppo sulla problematica cardiovascolare incidono anche fattori ambientali, fattori esterni, uno per tutte. Molte volte, e poi sono state trovate le correlazioni da un punto di vista statistico, un'importanza fondamentale hanno anche le condizioni, diciamo, di tipo uh, prettamente psicologico del paziente, in modo particolare i fattori emozionali. Basti pensare, per esempio, che esistono determinate patologie che si chiamano sindrome di Takotsubo, cioè che è una vera e propria malattia che determina un problema di tipo vascolare e quindi coronarico a livello cardiaco, quindi una, un infarto vero e proprio, comunque un'alterazione della contrattività cardiaca che poi si rivela essere con gli accertamenti in qualcosa di temporale, non di definitivo, che però mette a rischio di vita l'ammalato e queste condizioni di eh, sindrome coronarica sono scatenate il più delle volte da, cioè, da problemi emozionali, sia in senso positivo, lei si meraviglierà, sia in senso negativo. Cioè, lei può star male, avere una sindrome di Dacoz-Sub, sia perché ha la perdita di un suo carissimo familiare o una disgrazia in famiglia. Sia perché vince molti milioni a un totocalcio. Noi speriamo Quindi, il, la seconda ipotesi, dottore. Se spero qualcuno dovesse intervenire, certo. preferiamo che sia per la seconda ipotesi, quantomeno mi becco l'impatto <ride> ma là è per un qualcosa questo di bello. Be, ecco, questo per dirle che nella problematica della prevenzione rientrano tanti fattori. Poi possiamo nominare, dobbiamo nominare l'ipertensione arteriosa. Poi ancora rispetto all'ipertensione arteriosa, ci sono fattori legati sempre a fatti alimentari, ma ci sono anche fattori che sono legati a malattie di altra natura, ad esempio a malattie dell'apparato renale, cioè delle sindrome renali che poi si riflettono sul problema ipertensivo, delle sindrome vascolari. E tutto ciò sono tutti fattori. Che possono essere ovviamente opportunamente curati in fase preventiva e cercare di evitare il problema. Una volta che il problema si è determinato, una volta che purtroppo l'individuo ha o una forma di angina ed è già fortunato, cioè angina significa dolore coronarico che indirizza a una patologia coronaria, ma per fortuna non ha dato ancora il danno anatomico a livello del cuore, oppure dopo che ha avuto un problema coronarico vero e proprio, l'intervento non termina, cioè è chiaro che se ci sono dei fattori che sono precedenti, che hanno influito sullo sviluppo della malattia, maggiormente de, l'intervento deve essere ancora più forte, più deciso, più continuativo nel cambiare soprattutto stile di vita. Quello che noi, su quale anche l'altra volta con lei abbiamo puntato l'attenzione abbiamo insistito che la migliore cura è nella prevenzione. Del resto l'hanno detto gli antichi, la nostra scuola medica serenitana si batteva per questo. Cioè meglio, pre meglio prevenire che curare, perché in realtà la cura è la sconfitta della prevenzione, della sconfitta della mal rispetto alla malattia. Però la sconfitta non significa la perdita di una, non vogliamo perdere la guerra, vorremmo perdere una battaglia. La battaglia l'abbiamo persa con l'evento acuto che si è determinato. Adesso bisogna vincere la guerra e la guerra è molto più duratura, occorrono anni. E in questi anni l'individuo colpito da una sindrome coronarica acuta deve decisamente cambiare il suo stile di vita. Deve capire che i fattori esterni vanno diminuiti, come possono essere quelli emozionali, emotivi, lo stress psicofisico eccetera. Deve cambiare il suo modo di alimentarsi, deve evitare tutte quelle quei cibi che purtroppo sono i migliori, sono i più appetibili, che sicuramente sono quelli che purtroppo incidono maggiormente sull'aumento del colesterolo, sul fattore della glicemia, deve mettere sotto controllo il livello ipertensivo, deve mettere sotto controllo la sua reattività proprio di tipo emozionale, cioè c'è tutto un atteggiamento di vita che deve tener conto di quello che è stato un incidente, che può essere un incidente unico, ma può essere purtroppo un incidente ripetitivo. Ecco, io ho una curiosità quando parla dell'influenza dell'aspetto psicologico. Prima abbiamo fatto un esempio, lei è stato molto chiaro nel dire sia un esempio negativo che in positivo, un'emozione forte può portare uno scompenso, può portare dei problemi. E, mh, ci deve essere sempre però qualche problema pregresso o in qualche modo su tutti, anche sul soggetto sano, può incidere l'aspetto psicologico? Bella domanda, ma lei ha lavorato in medicina? <ride> no, perché... sono una giornalista, così... la curiosità giornalistica. <ride> la curiosità è femminile, eh. giustamente, ha ragione. No, perché è molto interessante, perché è molto vero quello che ha detto. Cioè, teoricamente saremmo tutti potenzialmente esposti, in realtà qual è il problema? È che una malattia si sviluppa lì dove ci sono le condizioni. Per esempio, nel caso dell'esempio che abbiamo fatto prima... Facciamo quello della vincita, cioè... dottore, lo preferisco, visto che è su di me, se <ride> quella si che, Quella di cui si parlava prima, ci deve essere una reattività particolare del sistema nervoso, quello più periferico, per cui vengono coinvolti i piccoli vasi, è una, iper, una condizione di iperincrezione di catecolamine, nel caso specifico che sono delle sostanze che portano due problemi, tanti problemi, ma due aspetti molto particolari sul cuore. La tachicardia, cioè l'aumento della frequenza cardiaca e dall'altra parte la costrizione dei vasi. Queste due condizioni a livello di un muscolo cardiaco sono le condizioni peggiori possibili e più facili a ritrovarsi come causa di un momento di ipoafflusso e quindi di una condizione di non contrattilità, di possibilità di contrattilità perché ha bisogno di ossigeno nel muscolo per contrarsi. Ecco, questo è Se importante arrivi... perché la nostra rubrica è in forma. perché si chiama questo, perché giochiamo col nome informare per restare in forma. Naturalmente lo precisiamo sempre, ogni poi diagnosi, ogni aspetto valutato in base al singolo soggetto, al singolo Uh, paziente, ma magari io immagino chi ci segue la domanda. Ma allora, se mi innervosisco tanto, anche io sono a rischio. Ecco perché questa precisazione che le chiedevo. Lei ha ragione, però torno a ripetere: devono esistere delle condizioni particolari, un substrato particolare che è la reattività rispetto a determinati stimoli NOX esterne. Quindi, non è vero che tutti quelli Lei le ha viste, ci sta chi. Si, come si suol dire grida come un ossesso Giugulari si gonfiano come dei cannoni e, noi e non succede nulla. Purtroppo, urlare, posso... la reattività di un altro individuo rispetto a determinate nocse, può essere che purtroppo la morte di un familiare, le immagini, la morte di un marito, la morte di un figlio, ancora peggio di qualcuno, prova che una sale sindrome che in questo caso si va a slatentizzare attraverso questa problematica cardiaca. Perché è particolare? Perché se quel cuore lei lo esamina nella fase acuta, è un cuore che mostra il deficit di contrattività, lei con l'eco vede... Con l'ecocardiografia che quella zona che è la zona in genere apicale del ventricolo sinistro, ma qui non dobbiamo fare disquisizione perché il, chi ci segue non ha bisogno di disquisizioni scientifiche, ma le basta dire che questa zona in particolare si vede che non si contrae più è ferma. Questa stessa zona esaminata dopo alcuni giorni, quando questa tempesta che purtroppo poi ha dei risvolti eh, imprevedibili sul piano della suo, del suo esito. Quando è terminata questa pioggia, questa grande pioggia, improvvisamente rispunta il sereno, lei riesamina il cuore e quella parte torna a contrarsi. Quindi è quasi un mistero, se lei me lo vuol chiedere, ma non mi chiedo di più, non mi metta in difficoltà. Però è no, qualcosa di affascinante che, che, che lei lo valuti, soprattutto e la gente, tenga conto che ogni organo del nostro, ogni nostro organo, in modo particolare poi quello del cuore, è sotto il dominio assoluto di un altro organo che secondo me è il più importante di tutti, che è quello che noi localizziamo qui. È una localizzazione che ce l'ha segnata la storia, che si chiama cervello, ma in realtà è solo una localizzazione. In realtà è questo il vero grande controllore, perché è quello che poi determina quelle reazioni a catena che poi sono incontrollabili e sfuggono al controllore. E questo è il problema di fondo. Altra domanda, che cos'è un'aritmia cardiaca? Eh, questa pure va di pari passo con i problemi spesso emozionali. L'aritmia cardiaca, cos'è? Per dire sono che cos'è. Ma la cosa, io magari mi innervosisco sempre, quindi dico: cioè, informiamoci, capiamo, che poi è quello che interessa un po' a tutti, no? Perché tanti andiamo di corsa, siamo sempre in ansia, ritmi frenetici. Quindi sono le cose che poi chiedono le persone. Più senza, senza voler fare così un sfoggio di cultura, ma è importante perché certe volte l'etimologia poi spiega le cose. L'aritemia la deve scomporre in due porzioni, aritemia, -ir quindi che significa che l'alfa è privativa nella vecchia dizione greca che ha molto a che fare con quello che sono la terminologia di tipo, diciamo, medico. In questo caso è la scomparsa del ritmo normale. Se lei si prende eh, con un po' di pazienza e con un po' di attenzione il polso, congiungendolo come lo sto facendo io con le due dita sul polso, lei sentirà all'interno un'arteria che pulsa normalmente. Se lei dice no, la deve mettere così: non sentivo eh, niente. Infatti, esatto. stavo preoccupando. e metterla così. Vede che sente qualcosa che pulsa sotto. Quello è la pulsazione dell'arteria dell radiale che lei sente e vedrà che se lei la sente molto attentamente, deve prestarci, deve chinare un po' il braccio indietro, se la metta bene e vede che lo sente, sentirà che è regolare. Cioè lei li può contare in un minuto, così ha la frequenza cardiaca del minuto. Ma la distanza tra un battito e un altro è fisso, è sostanzialmente fisso, è regolare c'è 1, 2, 3, 4, 5. Quando ha un'aritmia, questo ritmo regolare non c'è più, c'è un ritmo irregolare. Alcune volte è totalmente irregolare e così magari parliamo già in anticipo di qualcosa che è l'aritmia più frequente, quella che soprattutto si, si determina con particolare frequenza nelle persone anziane, che è la fibrillazione atriale. Lì il ritmo è totalmente irregolare, cioè. La distanza tra un battito e un altro può essere di secondi o può essere di molti secondi, di pochi secondi, è totalmente irregolare. Altre volte ci sono altre aritmie. Quelle che più preoccupano alcune volte, che quella sensazione, perché io cerco di far capire attraverso quello che la gente avverte: non è che sono un mago, quando vengono dei, dei pazienti e mi spiegano, io poi gli dico: Ma lei è vero, sente qualcosa, ma si sente per caso un, un improvvisamente un colpo alla gola? Sì, dottore, è vero, e come fa a capirlo? Eh, beh, voglio dire, bisogna capirlo anche perché io personalmente che le sto parlando, molte volte ho avvertito l'aritmia sono in grado di collegare il sintomo con il problema. In quel caso si tratta di extrasistolia, cioè di, di battiti al di fuori del normale, nonché sfuggono al controllo superiore e intervengono nel battito normale. E può essere un ventricolare oppure un sopraventricolare. Perché quello ventricolare che prima le ho citato alla gola le dà questa sensazione perché lei lo avverte di più? perché la distanza tra un battito e un altro aumenta e lei percepisce quella distanza quindi è quella distanza che le dà quella sensazione spiacevole che poi alla fin fine qualche volta quando sono molto numerose le dà una sensazione ancora più spiacevole se vogliamo una sensazione che insomma quasi che uno stia lì lì per venire meno cosa fare no. in questo caso? Beh, eh, la cosa migliore ovviamente sarebbe semplice dirle si porti presso da un medico eh, oppure si porti presso un pronto soccorso, però l'individuo, si ricordi questa che è una cosa molto banale, quando si hanno queste problematiche si abbia la uh, forza di tossire, alcune volte lo fa l'individuo automaticamente, ha bisogno di tossire, perché la tosse inibisce l'extrasimolo, cioè quello stimolo in più, e quindi sopprime momentaneamente quando ci riesce. Altre volte, purtroppo, quando sono aritmie molto veloci, il bisogno che c'è è quello di attivare una procedura di spegnimento automatico, che può essere, per esempio, comprimersi con le dita sul bulbi oculari oppure a livello della bocca dello stomaco. Oppure provocare il vomito, sono tutte azioni volte ad attivare il sistema vagale. Che a differenza di quello di prima che le ho citato, il sistema adrenergico che porta tachicardia e porta quello che ha visto. Questo invece tende a rallentare enormemente, e quindi in quel caso molte volte a sospendere l'aritmia, cioè l'interruzione. Improvvisa, queste soprattutto in alcune forme parossistiche. Questo può essere prima un, quindi un primo atteggiamento da utilizzare. Certo, sì. restando ancora per pochi minuti sulla prevenzione, perché poi naturalmente quando si parla di cardiologia fondamentale, la fase interventistica dei primi momenti, no? l'emergenza, eh, quali sono invece gli accertamenti da effettuare per valutare il proprio cuore? Chi deve farli? A che età? Se c'è una fascia d'età che dovrebbe inevitabilmente fare qualche controllo? Ma direi che un controllo cardiologico è opportuno che venga fatto in modo particolare a partire da determinate fasce di età. Mi riferisco in modo particolare alle fasce di età dopo i 40 anni, in modo particolare, cioè quando i fattori di rischio sono ancora più evidenti o per meglio dire. Allora quando i fattori di rischio che già erano presenti prima hanno già eroso una parte del problema per cui è opportuno che prima che poi si manifesti il problema più importante uno in un qualche modo cerchi di prevenirlo. E questo è un esame cardiologico che può essere fatto diciamo in maniera semplice che non si basa tanto e soprattutto sul problema di fare un elettrocardiogramma, una pressione arteriosa e in alcuni casi selezionati a discrezione del cardiologo, dello specialista cardiologo, un ecocardiogramma. Ma mi scusi, io sono molto legato alla medicina, non antica, alla medicina, perché non è sbagliato dire la medicina antica, la medicina moderna, la medicina futura, la medicina è una sola. E un momento particolare dell'essere medico è quello di colloquiare col paziente. Lei deve colloquiare col paziente, cioè io devo colloquiare col paziente. Perché tutto quello che faccio ha un suo significato in rapporto a quello che è, sono i sintomi che mi racconta il paziente. Quindi il momento clinico, cioè l'approccio non è fatto da strumenti, il primo momento, il fondamentale è fatto dal colloquio, la comunicazione. Prima colloquiamo lei mi racconta come si sente, che cosa d'altra parte, lei non lo racconta ad uno qualsiasi, a uno della strada, lo racconta a uno che esercita la professione nel modo giusto, possibilmente. Cioè cosa voglio dire? Cioè a qualcuno il quale sa cogliere e sa... Indirizzare la domanda verso le risposte che lui ritiene giusto ottenere. Cioè, se io devo capire se lei ha affanno, se lei ha la sua pressione, eccetera. Ci sono determinati modi di colloquio che le fanno capire anche l'habitus del paziente, le sue abitudini alimentari, eccetera. Già questo le inquadra il paziente. Poi passa alla parte pratica, che è fatta dagli strumenti più ordinari. È ovvio che questi controlli sono po ridotti nelle distanze di tempo in rapporto alla condizione che uno ritrova. Ovviamente al di là di quello che può essere l'approccio tipicamente cardiologico, si può dire che un cardiologo non può fare a meno sicuramente del supporto bio del laboratorio di analisi, perché alcune analisi sono determinanti per inquadrare il profilo di rischio del paziente quelle che abbiamo prima, il colesterolo, il colesterolo HDL, l'LDL, i trigliceridi, la glicemia e anche altre analisi molto più specifiche, per esempio che voglio dire, può essere utile fare anche un profilo della coagulazione che già è una spia di per sé di determinate problematiche, oppure quello di dosare alcune sostanze che possono essere in rapporto allo sviluppo di determinati aspetti, esempio, anche l'azotemia e la creatinina, sono importanti per capire di fronte al paziente se troviamo un paziente compromesso anche sul piano funzionale per la sua funzione renale, che ha una, perché la patologia renale è molto connessa alla patologia cardiaca. Tanto per... Parliamo in questo caso dell'importanza di un approccio <coughs> multidisciplinare. Bravo, certo, certo. Eh, il medico nasce come multidisciplina, non come disciplina, se sì. poi diventa uno specialista. No? Dalla prevenzione è fondamentale però, come abbiamo detto, parlare della fase della prima emergenza. Tant'è, io l'ho detto in apertura, lei è il direttore della struttura complessa di cardiologia UTIC, dell'ospedale di Eboli, nonché del centro hub primo livello. Vogliamo innanzitutto ricordare cosa significa centro hub di primo livello. Sì, Centro AB di primo livello è un una dizione che è stata posta diciamo, una classificazione delle unità operative di cardiologia in rapporto alla loro funzione nel circuito dell'emergenza cardiologica, in modo particolare dell'emergenza cardiologica, delle aritmie e in modo poi ancora più particolare e, se vogliamo, molto più interessante da un punto di vista giornalistico di quelle che sono le sindrome coronariche acute c'è cioè le famose malattie di cuore delle coronarie. Questo, questa classificazione pone le varie cardiologie in diciamo, livelli differenti. C'è una cardiologia che è quella che è fornita ovviamente di, un, di posti letto ordinari, c'è una cardiologia che è fornita di posti letto ordinari e di dell'unità coronarica, cioè di quella struttura particolare per l'assistenza dei pazienti con sindrome coronarica acuta. C'è una struttura invece che oltre che queste due componenti ha una struttura di supporto diagnostica ma in modo particolare oggi interventistica che è quella dell'emodinamica, cioè una struttura che permette in alcuni casi di intervenire nella fase acuta della malattia coronarica cardiaca, lei pensi solamente a quali passi avanti enormi si sono fatti facciamo un attimo un excursus di tipo giornalistico cioè giochiamo un poco anche a fare curiosità, generale curiosità lei pensi che una volta il malato con la sindrome coronarica acuta individuato veniva messo a letto e veniva posto nel letto per 10, 12, 14, 15 giorni queste erano le degenze di un paziente colpito da infarto miocardico acuto Penso invece oggi, quindi Dio ne e liberi, ovviamente. Era la prima cosa era il riposo, pochi farmaci e non tutti, magari, quelli adatti all'epoca, e ovviamente osservazioni. Passiamo dopo nel giro di 15 anni a un'evoluzione enorme della, della modalità di approccio e ci troviamo oggi per arrivare immediatamente a stamattina, tanto per dire una cosa, che oggi l'ammalato può entrare e arrivare con una sindrome coronarica acuta, essere trattato sull'istante. Quindi una volta Dio nei scansi liberi dal trattare una malata in fase acuta, fare una coronografia sarebbe stato impensabile nell'ottica. Oggi invece la coronografia la fa in fase acuta con la malattia in atto libera quella coronaria dall'ostruzione, ripristina il flusso e dopo poco, cioè dopo 4 giorni, 5 giorni, 3 giorni in alcuni casi, l'ammalato addirittura può rinviarla al suo domicilio se ci sono le condizioni adatte. Cioè lei pensi da 15 giorni a 3-4 giorni con una malattia che prima portava una mortalità elevatissima, anche del 20-30%, oggi con l'approccio... Con ecco, altra curiosità, non solo per quella che è la degenza, quindi i tempi, tempi post-interventistici che si sono ridotti tantissimo, ma quanto è importante proprio per il risultato concreto da ottenere aver ridotto così tanto i tempi? Ecco, lei ha fatto una domanda che bisogna, a cui bisogna andare... ci stavo pensando prima. Fare una precisazione, perché attenzione, io non ho detto che eh, siamo tanto, tanto più bravi quanto più brevi siamo nella. questo non è l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre, perché la degenza è commisurata allo status della malattia, quindi non è che per forza deve essere 3-4, dopodiché si viene espulsi, non è così. Però oggi ridurre la degenza quando esistono le condizioni che valuterà chi poi dimette l'ammalato e quindi la struttura, significa poter liberare posti letto che sono de condizioni determinanti, per esempio in alcuni periodi come questi, dove c'è una richiesta molto elevata anche di ricoveri per patologie cardiache acute, perché anche quelle sono stagionali e riflettono determinate problematiche, e ovviamente abbattere soprattutto i costi. Lei pensa che ogni giorno di degenza in una terapia intensiva coronarica, secondo dell'attrezzatura, secondo di ciò che si fa, secondo di determinate... Cose, va da 600-700 euro al giorno a 1200, 1300, poi ovviamente se il malato è complicato, se il malato è intubato, se il malato è contropulsato, c'è cioè tutte le tecniche aggiuntive, i costi si elevano moltissimo. Allora se lei ha un ammalato che rimane quattro giorni il suo costo complessivo è 2500-3.000 euro, dico per dire solo diciamo, calcolando alcune cose. Se lei invece ha un ammalato per più giorni non solo impedisce ad altri di entrare, ma il costo ogni giorno va avanti. Questo non significa, lo ripeto, come Presidente dell'Ordine dei Medici devo farlo, ma sento di doverlo fare come medico, cioè non è che io mi devo far guidare dal costo, cioè non è che io devo badare ogni giorno metto sul lettino dell'ammalato. Il contatto. l'ha conta precisato costi. anche prima. Eh. Naturalmente questo la piano, i tempi eh. si valutano caso per caso, situazione per situazione. Però, quando, però penso che lei voglia, come lo vogliamo noi, trascorrere il suo tempo nel suo domicilio in sicurezza, in sicurezza. e penso che Questo l'ha precisato posso tutto fare, sempre in sicurezza a seconda della situazione del soggetto e delle condizioni che si presentano. la ringrazio io ringrazio lei invece per essere stato con noi, grazie per i suoi consigli. È arrivato il momento però di cambiare argomento. Scopriamo anche oggi: andiamo alla scoperta della natura con la rubrica In viaggio con Otto Mattina. Rapaci notturni, fenicotteri e sirene. Il nostro viaggio oggi ci conduce in volo fra le leggende. Ne parliamo con il dottor Rosario Balestreri, un nuovo appuntamento con il presidente dell'Associazione Ardea di Napoli, un'associazione di volontariato. L'obiettivo qual è, come sempre, divulgare quelle che sono le tematiche rivolte alle scienze naturali, alla scoperta della natura e dell'ecosistema che ci circonda a tutti. Eh. buongiorno imma eh, grazie sempre per l'invito e oggi eh, ci avventuriamo in questo diciamo, in un aspetto delle scienze naturali che eh, si abbraccia un po alla, alla mitologia, ecco dove si perde un pochettino um, i continui, dove si perdono i continui richiami scientifici ma uh, si abbraccia quella luna di mistero che spesso um, circonda le specie animali um, hai appunto dato nel titolo Tre, uh, I tre esempi di cui parleremo che sono i rapaci notturni, uh, i fenicotteri e uh, le berte, che appunto hanno ispirato il mito delle sirene. Partiamo proprio dai rapaci notturni che ehm, sono un po' l'emblema del mito, della leggenda, della diceria, della, della leggenda metropolitana anche e, e anche per questo ne hanno pagato molte, eh, molte le conseguenze perché sono stati perseguitati per tanti anni. Il, innanzitutto ehm, può eh, risultare straordinario eh, sapere che ehm, uno dei primi graffiti riferito appunto all'uomo ritrae proprio un gufo, è stato ritrovato in Francia e um, risale a 32.000 anni fa. Quindi questi animali hanno, um, come dire, uh, ci influenzano, ci, come dire, ci interessano da, da sempre praticamente. E uh, perché? perché abbiamo trovato, raffigurato un gufo e non un'altra specie? Perché effettivamente basta osservarli per rendersi conto di quanto sono eccezionali. Tenete presente che... Uh, noi eh, di solito non ci troviamo completamente a nostro agio in un bosco di notte e vedere eh, un animale eh, volare tra le chiome degli alberi, tra i rami, evitandoli in piena notte senza fare alcun rumore sembra una un'immagine spettrale anche se è reale e quindi um, diciamo, l'uomo si è sempre interrogato come questa, questo potesse avvenire, appunto di vedere l'invisibile, di um, trovare il rifugio dove lui invece annidava tutte le paure inconsce, no? il bosco, la notte e il resto. Effettivamente sono creature uh, estremamente uh, dotate de, uh, che hanno dei sensi sviluppatissimi. Tenete presente che appunto um, un rapace, a parte eh, che ha diciamo, degli occhi enormi, i rapaci notturni eh, eh, diciamo, nell'immaginario collettivo sono ben noti ehm, e quindi riescono a vedere molto meglio di noi alla, al buio, ma eh, soprattutto hanno un udito sviluppatissimo. Tieni presente che ehm, Mentre noi distinguiamo facilmente se un rumore viene da destra o da sinistra, un rapace notturno riesce a dare anche l'altezza a, a questo rumore. Scusate. Faccio un esempio. Se io faccio questo rumore, o lo faccio a questo lato, tu anche ad occhi chiusi mi sai dire in che direzione ho schioccato le dita. Se invece lo faccio un po' più alto rispetto al basso, fondamentalmente abbiamo difficoltà a capirlo. Invece i rapaci notturni, avendo Um, I padiglioni auricolari asimmetrici, quindi non sono solo nelle due parti, quindi speculari, ma anche uno è più su, l'altro più giù, riescono anche a percepire l'altezza da cui proviene il rumore. Questo è un vantaggio enorme quando io eh, devo predare un topolino nella notte nel bosco e non so se questo topolino sta a terra o sta su un tronco. E dica anche questo è il motivo per cui a volte nei eh, centri di recupero, eh, rapaci notturni completamente ciechi perché magari una fucilata gli ha portato via gli occhi, riescono comunque a predare eh, altri animali in gabbia. Possiamo semplificare dicendo una maggiore capacità di ascolto? Sì, hanno proprio... Presente il fumetto Daredevil o il film, hanno proprio diciamo, una capacità di individuazione dei rumori paragonabile, ecco. um, Non hanno um, le collocalizzazioni come i chirotteri o i delfini, che è tutto un altro discorso. Infatti, l'esempio le, di Daredevil orientava un po' più su quello. Però um, è proprio dire, uh, per dare proprio un altro Uh, un'altra misura di quanto è fine questo dito tenete presente che um, l'allocco uh, di Lapponia è uh, un ramace notturno che riesce a um, individuare un topolino una um, fattispecie un'arvicola a 200 metri di <coughs> distanza che cammina sotto 40 cm di neve quindi lui lo sente camminare sotto la neve e lo raggiunge, sfonda il tetto della neve e lo preda quindi tutte queste uh, caratteristiche Uh, li hanno fatti diventare sovrannaturali. Uh, prima dicevo che volano senza um, fare rumore. Qua ho messo a paragone una penna di un rapace notturno, questa è una penna di allocco, strix a luco, questa invece è una penna della coda di sparvire. Ti invito a toccarle e allora, a dirmi quale ti sembra più morbida. Perfetto, perché okay, questo era del rapace notturno e fondamentalmente perché è così morbida? Perché le barbole hanno dei, sono pettinate, hanno dei dentelli che eh, riescono a, a evitare che il, eh, il battito d'ale, quindi eh, nell'aria, si generi rumore. Quindi, questa morbidezza rende il volo così morbido da non farlo sentire ed è il motivo per cui, se volano a io lo sento, se volano a pace notturna, io non lo sento. E questo è fondamentale perché, se no, un topolino nella notte sente arrivare la pace notturna e quindi eh, scapperebbe. In questo modo si trova gli artigli su di esso. e... Nel, diciamo, nella, diciamo, rimanendo ignaro di chi l'ha colpito. Eh. È corretto se ti dico che toccando le due piume quella del rapace sembra abbia la sensazione della seta? Sì, sì, eh, diciamo quasi eh, setosa, vellutata, come se fosse... Sì, è proprio questa, proprio immagina queste penne sovrapposte l'un con l'altra che ehm, creano questo, questo effetto che eh, insonorizza il battito. Noi con pochi attrezzi abbiamo trasformato questo studio come il laboratorio di un naturalista. In che modo è possibile osservare un animale così silenzioso, così capace di individuare a distanza un piccolissimo topolino nel buio? Eh, diciamo, le strumentazioni sono varie, eh, di solito i rapaci notturni eh, si eh, studiano ehm, diciamo, facendoli rispondere a dei richiami, si usa il playback, fondamentalmente eh, di norma sono territoriali e quindi io ehm, lanciando il verso di un call specifico ne registro per la risposta e mi accorgo se è presente, poi si vanno a cercare Uh, i ruderi, i luoghi dove si posano per uh, raccogliere la borra che fondamentalmente è fondamentalmente il rigurgito di quello che non ha digerito, i peli, le ossa ed altre strutture diciamo, um, um, solide e uh, ricostruendo dalla borra poi analizzare la dieta di questo rapace ad esempio. Però ritorniamo ai miti e alle leggende poi ho spiegato i perché questi animali sono così affascinanti, poi non sono entrato nel merito nei miti. Ad esempio, prima ho nominato lo strix aluco. luco. Il, um, il termine strix è legato molto al termine di strega, infatti si pensava nel Medioevo che i rapaci notturni fossero streghe, o meglio che le, le streghe potessero trasformarsi in rapaci notturni e raggiungere soprattutto le culle dei bambini o, o di persone per dissanguarli. Il, um, e quindi, proprio per queste convinzioni, ovviamente false e sbagliate, il, um, anche i versi della Vacino Atturno sono stati etichettati come uh, funebri oppure presaggi di sventura, perché comunque erano prodotti dalle streghe. E quindi, il, per questo motivo, spesso quando venivano trovati i rapaciotturi, venivano inchiodati, bruciati, proprio come si faceva con le streghe nel Medioevo. Eh, devo eh, dirti questa cosa un po' triste, che anche di recente, in tempi, diciamo, recentissimi, ehm, in, sia in Campania che nei miei studi in Calabria, mi è successo di trovare qualche masseria nell'entroterra che aveva ancora la civetta inchiodata alla porta della stalla, come, diciamo... Uh, per tenere lontano um, i cioè, presaggi negativi. Ecco. E questa cosa ovviamente la oh, oh, tristisce molto, perché siamo nel 2016 in Europa e pensare che c'è ancora qualcuno che crede ferventemente a queste cose, tanto da uccidere dei rapaci, è un po' triste. A dimostrazione però di come i miti e le leggende siano fortissimi, sicuramente non, non credo sia ancora reale, ma è, una, è stata una leggenda fortissima, quella delle sirene: tutti noi abbiamo in qualche modo sentito parlare delle sirene, questi pesci comunemente conosciuti come pesci metà donna e metà pesce che incantavano i pescatori. In realtà pochi sanno che il mito greco in realtà parte dai rapaci. Sì, infatti, il, um, fondamentalmente il, uh, la sirena classica era metà donna e metà uccello, perché diciamo in realtà uh, diciamo, basterebbe... Um, a, ascoltare questi uccelli che si chiamano Berte per capirlo. Appunto, come dicevo, le Berte hanno ispirato il mito delle sirene perché sono uccelli pelagici, significa che vivono in alto mare. Questi uh, uccelli difficilmente si avvicinano alle coste, lo fanno solo per nidificare, utilizzando uh, gli, scogli, uh, gli isolotti più piccoli, um, quelli uh, deserti, disabitati. Quindi immaginate, uh, nelle antichità, questi uomini in mare su barche diciamo, più o meno precarie, no? con le strumentazioni che ci sono adesso, sentire eh, questo verso che ricorda il lamento di una donna o il pianto di un bambino, comunque un verso molto inquietante, molto umano, si avvicinava a questo, a questo verso, a questo pianto, per soccorrere o comunque comprendere chi lo generasse. Questo pianto di donna che faceva avvicinare i marinai in realtà avvicinava l'imbarcazione agli scogli affioranti degli isolotti su cui difioravano le berte, quindi queste barche rimanevano incagliate o si eh, scontravano tra gli scogli eh, determinando il naufragio della barca. Quindi questi marinai di solito sopravvissuti a questo impatto, raccontavano di questo verso femminile che li aveva richiamati e che aveva um, come dire, uh, determinato poi il naufragio, e quindi dando la colpa alle sirene. Purtroppo non era colpa alle sirene, ma semplicemente a questi uccelli che si chiamano Berte, quelle che vedete in foto sono um, Berte maggiori fotografate a largo di Ischia qualche mese fa, quindi proprio quindi nella nostra, regione. Nella, nostra regione, nella nostra regione semplicemente pescatori attirati verso piccoli scogli questo perché c'è un motivo perché in realtà questa specie di uccelli cerca proprio un habitat sì. molto isolato sì. e al buio molto isolato. tra l'altro eh, mi piace di sottolineare questo aspetto perché questi uccelli che vivono in mare sono molto goffi a terra e nidificano a terra loro eh, entrano e cantano entrano vanno a terra e cantano solo quando non c'è la luna perché si sentono più a loro agio, più al sicuro. E quindi eh, questo canto delle sirene si aveva solo nelle notti senza luna, dove i marinai ancora meno potevano vedere gli scogli affioranti. E quindi, quindi è tutto molto legato in realtà. Anche questo possiamo dire legato all'incapacità di vedere, di conoscere quello che non vediamo. Sì, anche a volte eh, diciamo ci diamo risposte molto più fantasiose di quello che poi è la realtà. Quindi eh, forse marinai del tempo sembrava più impensabile fossero uccelli che fossero creature femminile che vivevano in mare aperto. Ecco, creature femminili che vivevano in mare aperto. Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta di Miti e le leggende parlando dei fenicotteri. Okay, sì, il fenicottero. Uh, a parte che è un uccello meraviglioso, chiunque ha visto di persona è rimasto sicuramente incantato per i colori e per le forme, e uh, anche vederlo in foto um, diciamo, sorprende. Um, potete apprezzare dei video fatti da Ilaria Fozzi, la nostra socia in Sardegna, dove in laghi di Molentargius ce ne sono veramente tantissimi, um, ed è uh, un uccello che ha ispirato un mito uh, diciamo notissimo, che è quello dell'araba fenice, cioè questa creatura a color fuoco Um, che riusciva a, um, a risorgere dalle proprie ceneri um, e che uh, come dire, tuttora è molto sentito, infatti penso sia tra i tatuaggi più fatti mm. sui corpi delle persone la fenice. E um, diciamo questo perché il fenicottero, che è una specie che possiamo osservare anche in campania, in migrazione o a qualche volta in svernamento, uh, soprattutto nella zona del litorale Domizio e in alcuni tratti del litorale Casertano, è uh, un uccello eccezionale in quanto, essendo un filtratore e nutrendosi di uh, organismi uh, microscopici, um, nell'amicinario collettivo antico era un animale che viveva non nutrendosi di nulla, cioè non capivano di cosa si nutriva. E considerando che vive in ambienti uh, desolati, come i laghi carichi di sale, immaginate in Italia uh, di solito lo troviamo associato alle saline, no? quindi in questi luoghi in cui neanche i pesci vivono in acqua. Trovare questi uccelli così grandi, così colorati, così vistosi in un ambiente in cui non c'è niente da mangiare, dava, eh, sottointendeva una capacità di ehm, resistere alla morte. Considerevole, quasi sovrannaturale. Sì. E un'altra cosa che fa il fenicottero è che uh, per nidificare, anche lui nidifica a terra, come ho già detto prima, per le berte. Uh, utilizza gli isolotti che si creano all'interno di questi ambienti salmastri, tipo le saline, I isolotti più possibilmente lontani da terra, in modo che volpi e altri animali quadrupedi hanno difficoltà a raggiungere. Quindi immaginate di vedere. Da lontano dalla terra, da questo nido che sembra un cumulo di cenere, un cumulo grigio che in realtà è fango, ergersi il piccolo del fenicottero. E quindi, questa immagine, questa quasi fiammella di vita che diciamo, nasce dalla terra. Di un uccello che poi sembra nutrirsi di nulla ha dato origine poi alla e a tutti i suoi poteri rigenerativi, il fatto di risorgere dalle ceneri e eh, ricontinuare a vivere in eterno. Possiamo dire che conoscere miti e leggende dimostra come conoscere quello che ci circonda ci è fondamentale semplicemente per capire. Sì, io credo che uh, Diciamo, non bisogna mettere limiti alla conoscenza e um, partire dagli animali per conoscere le persone, o partire dai miti e le leggende che hanno um, messo in piedi le persone per conoscere gli animali uh, sono due strade che valgono la pena di percorrere. E allora noi ci conclu concludiamo così, ci salutiamo e concludiamo così questo viaggio affascinante che questa volta parte da quelli che sono stati, siamo partiti dai miti e dalle leggende per spiegare ancora una volta e conoscere nuove specie che, circondano il, che ci circondano quotidianamente. Noi siamo tornati nel nostro salotto, ma è arrivato il momento di salutarvi, io vi ricordo come sempre l'appuntamento in versione on demand questo pomeriggio, 8 mattina dal sito www.ottochannel.tv, 8 mattina invece torna domani puntuale come sempre dalle 11 alle 13 in diretta sul canale 696. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.